Allora, la cosa, qualcosa sull'importanza di questi appuntamenti internazionali. Ecco, tu che sei straniera. Allora, l'importanza di incontrare queste culture, di confrontarsi anche a livello... Il cibo è importante perché è un modo di collegamento, no? Il cibo. Sì. E se ne farete altre. Facciamo già la ripresa? Sì. Michele. Turi. Ah, un filtro. Sì. Facciamo un'intervista. Un'intervista sul filtro. Un filtro passo basso. Filtro passo basso. Vieni qua. Okay. Tu mi chiedi qualcosa? No, no, parli tu direttamente, questo lo metto io. Mi presento anche? Sì, perché no? Vedi anche se qua l'arci mistero buffo, contenti, la gente. No? Parla forte perché loro sono rumorosi. Buonasera. E guarda la telecamera, riprendiamo da capo. Non guardare io me. Sono Carolina Müller. Sto prendendo un'altra. E siamo in Sicilia. Dove rompono sempre queste persone le comunque facciamo la cena iraniana stasera, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e ci sentiamo benissimo, abbiamo imparato tante cose della cucina persiana. Esattamente da Iran sono venuti i nostri ospiti, era buonissimo il cibo, ma come ho imparato non si deve chiedere cosa abbiamo mangiato perché è un po' una offesa, quindi non lo sappiamo, bisogna divenire. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Anzi, insistito. No, perché c'è la fiducia con il cuoco. Ah, no, questo non lo sapremo. Mi hanno spiegato un'altra cosa che non si deve fare, dire buon appetito. E quindi non abbiamo detto buon appetito, ma era buonissimo. Delizioso, buonissimo. Sono contenta. Quindi con il prossimo appuntamento, questo qua sempre culinario, quando lo facciamo? Il prossimo incontro culinario si vede sul sito del Mister Buffo o dal internet. 22 febbraio, nord americano. Possiamo anche chiedere, abbiamo quindi 22 febbraio è nord americano, sempre per incontrare altre culture. Sì. Perché il cibo unisce il mondo, più concetto, o le pance, unisce il mondo ed è anche un modo per viaggiare, perché in realtà... anche con la musica insieme si viaggia ancora meglio dopo di aver mangiato. Va bene, ok. Allora, noi siamo una famiglia persiana, abitiamo a Catania. Già quando siamo venuti c'erano dei persiani, pochi persiani giustamente, però nessuno di loro aveva mai fatto conoscere la vera cultura persiana ai catanesi, agli italiani. Noi vogliamo presentare il nostro cibo, la nostra cultura e anche la nostra musica al mondo, a Catania, a questa gente. Così anche loro possono avere un'idea buona del nostro paese, anche della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Allora io ti volevo fare una domanda. Sì. Noi a scuola ripetutamente ci siamo la Persia, però oggi tipo il Tigri, l'Eufrate, tutta questa roba qua, la Mesopotamia per esempio, sono tutte cose che noi studiamo, però oggi la Persia dov'è? La Persia, vera Persia, è Iran. È Iran. Prima, tantissimi anni fa, c'era anche Iraq, Afghanistan, Turkmenistan, una parte piccola di Turchia. Quindi era tutta Persia questa? Era tutta Persia, però negli anni diversi popoli hanno avuto il loro, come posso dire? Dipendenza, infatti. Quindi tu sei iraniana? Sì. Iraniana di dove?
di Teheran, il capitale. Della capitale. Della capitale, sì, sì. Una grande città con 13 milioni di persone. Ad alta, forse... in alta quota anche, perché è alta. Sì, alta. È a 2000 metri? Sì. 2000 metri. C'è ogni inverno c'è la neve. Sì. Però è in mezzo anche alla natura, bella natura il Grande del Nord. Sì, bellissima. Purtroppo io ancora non ho avuto la fortuna neanche io di andare a fare giro. Però sono andata a nord, che ci sono le montagne, anche la giungla bellissima, quindi in una scena c'è il mare, la giungla e la montagna, tutti e tre. Perché c'è il mar Caspio? Sì. Possiamo dire, sì, sì, sì. Le montagne, una parte tutto è giungla, l'altra parte c'è tutta neve, infatti. Poi c'è anche il deserto. Certo. C'è il deserto. Vabbè, ma c'è da considerare che l'antica via della seta passava da là. Sì, sì, infatti. Bellissima come natura, bellissima. Abbiamo tanto pistacchio. Amarena ne abbiamo un sacco, si mangia all'estate. Aspetta, Mara, cioè parla, dimmi che cosa sono questi piatti. Allora, sì, questo allora, qua. La cuoca, questo mamma, qua. Questa qua registriamo. Mamma cuoca. Allora, dimmi cosa sono queste cose qua. Si chiama lupiapolo. Aspetta, parla qua, parla forte perché non si sente. Si chiama? Lupiapolo. Lubiacolo. Colò, vabbè. Sì, sì, sì. E prende sarebbe colò riso? Significa riso. Lubia significa fagiolini. E questo il nostro cibo ce l'ha. Fagiolini, riso, pomodori, carne, cipolla fritte e nostre spese e basta. Questo era molto buono. Questo è, che sì. Cos'è? E questo... Aspetta che lo... Si chiama pure sibzamini, sibzamini significa che patate, pure che no, internazionale, no? Sì. C'è la noci, patate, succo di limone e cipolla fritte e basta. Molto buono. Si chiama Mirza Qasemi. Mirza Qasemi è un nome di una persona. Penso che prima volta Mirza Qasem ha fatto questo, sì. Che ce l'ha melanzane, pomodori, aglio e uova, basta. Buono. Buonissimo. Buono. Il riso giallo si chiama polo lape bagali. Lape bagali significa fave giallo e cipolla, riso. E il nostro è speso, basta. Quindi è diversa da questa ricetta, non è questa senza carne, è proprio un'altra ricetta. Là dentro quella ciotola cosa c'è? È torci. E questo noi dobbiamo fare a autunno con verdure sotto di aceto, dobbiamo sistemare, dopo a 40 giorni dobbiamo aprire, che è venuta così, è buonissimo. Non c'è qui, mio marito. Ah, che suoni, che suoni. Io chiedevo lui chi è. Siamo contenti veramente. Noi siamo contenti di poter assaggiare queste cose, se no come le devo assaggiare? Un amico purtroppo non può venire, che se non è Tom Beck. Ah, sì. Enrico? Sì. Non può venire, chi ha? Malato. Oh, yeah. Questo. Eccoci lui. Non c'è carne. E la nostra associazione abbiamo cominciato a 21 di dicembre. 21 di dicembre noi abbiamo cominciato il nostro lavoro in
nostra associazione persiano, che possiamo fare, organizzare una serata bellissima persiana con cibi iraniani, anche musica, e tutto per i nostri soci. E poi stiamo organizzando di lezione nostro lingue. Il 21 marzo è il nostro capodanno e comincia l'anno 1394. Saremo felici ad avervi anche a Norus, che è il 21 marzo. Grazie. Applausi.